Interrogatorio di garanzia alla casa circondariale Don Bosco di Pisa per l'infermiera accusata di aver ucciso 13 pazienti nell'ospedale di Piombino in provincia di Livorno. La donna, 55 anni, è detenuta da giorni al carcere Don Bosco di Pisa, è accusata di aver ucciso appunto 13 pazienti in gravi condizioni ma non terminali con una dose massiccia di eparina, un anticoagulante che avrebbe provocato l'emorragia interna dei pazienti. Convalidata la linea difensiva del legale della donna. È andata bene, la signora ha risposto molto serenamente, ha riconfermato chiaramente le cose che aveva già detto, e quindi noi siamo ancora più convinti anche oggi della sua totale estraneità e ancora più convinti che questo è un procedimento indiziario basato su congetture. Abbiamo anche avuto la sensazione che gli stessi inquirenti si siano anche resi conto della natura proprio indiziaria dell'indagine e dando atto che non ci sono assolutamente da parte loro certezze, che comunque la detenzione in carcere come misura cautelare pare quasi un atto dovuto alla luce della gravità della situazione che si è verificata. E noi contiamo sulla possibilità di, non dico di revocare integralmente la misura, perché ripeto, non solo sarebbe in questo contesto sarebbe troppo, però c'è anche da prendere in considerazione, come dicevo prima, e dopo aver descritto questa signora come un mostro, potrebbe essere oggetto di qualche azione da parte di qualche squilibrato. Io stessa sono stata minacciata su Facebook, mi ha detto dovrebbero farla al suo avvocato delinquente, le parina, cioè cose folli, cioè siamo veramente entrati in un meccanismo veramente pazzesco, che questo non è il processo, questo non deve essere il processo. Ma secondo lei un killer con un'azione in corso dei NAS che sta comunque indagando e che tra l'altro ha anche trovato un capro espiatorio, come si è sempre detto, secondo lei andava a rovinare tutto commettendo qualche altro reato? Ma lo faranno dopo, lo farà dopo. Se. Perché proprio lei, secondo lei? Perché proprio lei? È la persona più fragile lì dentro e la persona che fa dei turni che sono molto. Lei è la più presente di tutti, perché lei è l'unica che non fa la notte e quindi fa il giorno, mentre la sequenza dei turni ospedalieri delle infermiere è mattina, pomeriggio, notte, riposo, mattina, pomeriggio. Lei è quasi sempre di pomeriggio, quindi era molto, molto più semplice, molto più presente delle altre. Se è vero che il costrutto degli inquirenti è questo e che quindi loro hanno accertato che c'è stata comunque la mano umana che ha procurato questo tipo di eventi, è evidente che c'è un killer. Ma la signora come si è spiegata? Questa situazione? Sicuramente non è lei, come cerchiamo di spiegarcela tutti, e quindi è qualcun altro, non è detto che sia del reparto, non è detto che sia di quel reparto. Se non è lei è sicuramente qualcun altro, ma l'interrogatorio si è concluso con la richiesta chiaramente di conversione della misura cautelare in detenzione domiciliare e chiaramente con la speranza che questa richiesta venga accolta, quindi anche alla luce di certo. Sì, esatto, ci sono 5 giorni, però certo, finché non arriva, come ha detto il giudice, finché non viene acquisito il parere del pubblico ministero, che pure erano presenti sia il dottor Mannucci che il procuratore capo. Si sono opposti loro a questa richiesta? Si sono riservati. Anche loro? Sì. È proprio questo il problema, perché non c'è il parere, altrimenti magari il giudice scioglieva la riserva subito. Il Comune di Pontedera e la Banca Popolare di Laiatico insieme hanno siglato una convenzione di sostegno alle imprese fondamentalmente, ma l'obiettivo e i contenuti dell'accordo qual è, Assessore? Sì, innanzitutto ringraziamo la Banca Popolare di Laiatico che da tanto tempo collabora con noi. Ora collaboriamo anche da un punto di vista finanziario, perché con loro abbiamo fatto una convenzione per dare un sostegno alle imprese che lavorano con il Comune di Pontedera. Potranno dare
potranno avere tramite la Banca Popolare di Laiatico un'anticipazione delle fatture che riscuoteranno o che dovranno riscuotere da parte del Comune di Pontedera. Questo anche per venire incontro al famoso ritardo delle pubbliche amministrazioni nei loro pagamenti o no? Esattamente, il problema base è proprio quello lì, visto che la legge appunto ci permette di avere questo strumento. Noi abbiamo appunto un istituto locale per noi molto importante, un partner molto importante che ci viene a aiutare e a collaborare con noi anche in questo ambito. Daniele Salvadori, direttore generale della Banca Popolare di Laiatico, intanto quali sono le caratteristiche del vostro contributo e perché questo appoggio alle imprese del territorio? Parto dal perché la banca è una banca appunto del territorio e lo scopo principale è quello di sostenere le aziende del territorio. Questa volta lo facciamo tramite questo accordo con il Comune di Pontedera, perché come tutti sappiamo ci sono degli evidenti ritardi nei pagamenti da parte per le norme famose che gestiscono la finanza degli enti locali, e quindi noi siamo intervenuti con questa possibilità di anticipare i crediti dei creditori di chi ha lavorato per il Comune. Abbiamo messo un plafond momentaneo di 3 milioni di euro e poi lo possiamo ampliare. Possiamo anticipare fino al 100% del credito a dei tassi già concordati con il Comune di Pontedera, quindi voglio dire c'è un range di tassi nel quale staremo dentro, e quindi questo è un altro momento in cui diamo significato al nostro essere su questo territorio. Molta gente a seguire l'incontro promosso dal Movimento dei Focolari e il Centro Culturale Islamico di Pisa, che hanno organizzato nella sala della Biblioteca Comunale di Cascina un incontro dal titolo Con gli occhi dell'altro, dialogo e pace per il bene comune. Incontro tra culture e religioni per continuare l'indispensabile cammino verso l'integrazione, base di una convivenza pacifica e fraterna. A interloquire con il pubblico Michele Zanzucchi, direttore della rivista Città Nuova e autore del libro L'Islam spiegato a chi ha paura dei musulmani, e Mohamed Khalil, imam di Pisa e presidente del Centro Culturale Islamico della città della Torre. Incontro che ha visto anche il contributo di alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo Borsellino di Navacchio. La fede è la ragione più pulita e chiara della mente, è un detto buddista, allarghiamo il raggio. In fin dei conti, se vengono messi insieme i valori prioritari delle varie fedi, si scopre che la visione del mondo è una sola. Poi interviene la mente, che in ognuno di noi può essere zelante e conservatrice, razzista e fanatica, opportunista ed elitaria, confonde e infonde paura, e i più astuti cavalcano questi timori per alimentarla, creare barriere di fede, di razza, di cultura. Abbattere i muri dentro di noi è più difficile di quelli che vediamo fatti di mattone fuori. Sistemi di visione, sistemi di realtà, espongono Loris Cecchini e Giovanni Ozzola. È il progetto del Comune di Pisa insieme al Comune di Santa Croce sull'Arno, curato da Ilaria Mariotti e visibile presso SMS. Sistemi di visione, sistemi di realtà è un progetto piuttosto complesso che vede la partecipazione di due amministrazioni comunali, il Comune di Pisa e il Comune di Santa Croce sull'Arno. La collaborazione di numerose istituzioni, tra cui la Regione Toscana, il Centro Pecci di Prato, i privati, che sono elementi fondamentali del progetto, sono due aziende del territorio, una Pisa e una Santa Croce sull'Arno, IDS Ingegneria dei Sistemi e Superior Spa, Galleria Continua e Associazione Arte Continua, e numerosi appunto altri enti che hanno contribuito a realizzare questo progetto, che prevede la presenza all'interno delle aziende di due artisti, Loris Cecchini e Giovanni Ozzola, che hanno lavorato in sinergia con le visioni aziendali per la costruzione di un percorso che incrociasse appunto dei sistemi di realtà con dei sistemi di visione, o meglio di visionarietà. Due le mostre che costituiscono la parte conclusiva, la parte visibile del percorso: una SMS di Pisa e una a Villa Pacchiani di Santa Croce sull'Arno. Le mostre si aprono il 2 aprile e si concluderanno l'8 maggio. Aperte quella di Pisa tutti i giorni, a parte il lunedì, quella di Santa Croce sull'Arno dal giovedì alla domenica. Vogliono essere appunto le manifestazioni visibili di un percorso lungo e complesso.
Conosciuta e apprezzatissima, torna a far mostra del meglio di sé l'artista Daniela Sandoni, ospitata nelle strutture della Navicelli S.p.A. a Pisa per esporre i propri dipinti. Curatrice della rubrica Segni e Sogni, Sandoni torna ad aprire le sue finestre affacciate sull'universo quotidiano e sul paesaggio che la circonda ogni giorno. Un modo per afferrare splendide cornici di ambiente che spesso noi ignoriamo nella frettolosità delle mete da raggiungere. Come sempre, la sua produzione pittorica trae proprio spunto da itinerari reali che si filtrano nel fantastico di un territorio visibile, il quale ne esce trasformato in una ideale sentimentale libertà d'azione della natura. Grande rimonta per il Pisa di Mister Gattuso, che batte la capolista alla SPAL per 2-1. Si tratta tra l'altro della seconda vittoria per i neroazzurri, che anche all'andata avevano superato gli estensi. Questa volta però la cornice è stata diversa in un'arena gremita di pubblico, circa 10.000 spettatori. Grande tifo neroazzurro, ma anche tanti tifosi della SPAL. Le distanze dunque si accorciano, i ragazzi di Semplici rimangono a quota 61, mentre il Pisa raggiunge i 56 punti a 5 giornate dalla fine del campionato. La Carrarese torna alla vittoria dopo 3 turni battendo la Lupa Roma per 3-0. È Kais che firma il primo gol che spinge Marmiferi, poi seguono le reti di Erpen e Brondi. La Carrarese sale così a 43 punti e si avvicina alla zona playoff. 42 punti per il Pontedera, che supera il Prato al Mannucci per 2-0. Ora i Granata si preparano per la sfida contro l'Ancona, sempre in casa, la prossima domenica. Non ce la fa il Tutto Cuoio di Cristiano Lucarelli, che perde contro il Sant'Arcangelo per 4-1. I neroverdi, ora 33 punti, giocheranno sabato sempre in trasferta contro la Maceratese. Vince il Siena il derby toscano contro l'Arezzo per 1-0 dopo 39 anni. Il gol è di Portanova, che sfrutta praticamente l'unica occasione di tutto il match. Non ce la fa la Pistoiese, che perde 2-1 contro l'Ancona per il gol segnato allo scadere su un lungo rinvio di Lori. I ragazzi di Iannarilli rimangono in zona retrocessione con 29 punti. Pareggio a reti inviolate tra Savona e Lucchese allo stadio Bacigalupo. Un punto per i ragazzi di Braghino, ora quota 32, che sabato giocheranno contro il Pisa.